drum set man, 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 drum set man. Ciao, sono Loris Lombardo e vi do il benvenuto a questa terza lezione di NPAN per la rivista Drum Set Mag. Affronteremo oggi una tecnica chiamata Split Finger Technique, ovvero l'alternanza dell'indice all'anulare. Nei primi esercizi eseguiremo indice, indice, anulare, anulare, in varie figure ritmiche. La cosa importante è articolare bene il polso. Ogni volta che c'è l'indice e l'anulare, non deve mai essere questo. Non porta velocità e potenza, mentre questo sì. Quindi indice, indice, anulare, anulare. Quando suona l'indice si deve pensare a un suono che dall'interno va verso l'esterno, quindi il dito va dall'interno verso l'esterno. L'anulare è l'esatto opposto, dall'esterno verso l'interno. Quando si suonerà indice, indice, anulare, anulare, sarà esterno, esterno, interno, interno, esterno, esterno, interno, interno. Vediamo l'esercizio preparatorio intanto e vi auguro un buono studio. Nell'esercizio 1A mettiamo in pratica la tecnica suonando tutti i sedicesimi. Avremo 4 note per ogni pulsazione. 1, 2, 3, 4. Nell'esercizio 1B adesso useremo la stessa tecnica, ma suoneremo il doppio delle note, non più 4 per ogni pulsazione, ma 8, prendono il nome in musica di 32esimi. 1, 2, 3, 4. Nell'esercizio 1C raddoppieremo ancora le note, quindi saranno 16 per ogni pulsazione, prendono il nome di 64esimi. 1, 2, 3, 4. Nell'esercizio 2 eseguiremo una battuta in sedicesimi, una battuta in 32esimi e una battuta in 64esimi, ovvero l'esercizio 1A più 1B più 1C, per poi ricominciare da capo. 1, 2, 3, 4. Nell'esercizio 3A suoneremo un ostinato, ovvero una figurazione ritmica che si ripete.
La successione sarà indice medio, indice medio. Ogni volta che comparirà la nota rossa, bisognerà suonare il ding, la nota centrale dello strumento, facendo attenzione a suonare sul bordo del ding un accento. Dovrà essere indice medio sul bordo, indice sul bordo con l'accento e medio. 1, 2, 3, 4. Nell'esercizio 3B ora suoneremo sempre con la mano destra, la stessa cosa dell'esercizio precedente, ma ogni nota della mano destra comporterà due note della mano sinistra. Questo porterà a suonare delle terzine di sedicesimi. 1, 2, 3, 4. Nell'esercizio 3D suoneremo come nell'esercizio precedente, ma sposteremo semplicemente la mano sinistra. Anziché suonare sul bordo del ding, suonerà su una qualsiasi nota dell'endpan. A piacere. 1, 2, 3, 4. Nell'esercizio 3D adesso suoneremo varie note dell'handpan, una nota per ogni battuta. Dovremo stare attenti nell'ultimo movimento dell'ultima battuta, ovvero la quarta, di non suonare la mano sinistra. Questo serve per darle tempo di tornare alla prima nota.
Nell'esercizio 4A suoneremo una nota solamente per ogni battuta e staremo attenti a suonare degli ottavi sull'ultima pulsazione, ovvero il battere con la mano destra e il levare con la mano sinistra. Nell'esercizio 4B, l'ultimo, suoneremo esattamente come nell'esercizio precedente, ma cambieremo nota per ogni battuta. Ovviamente questi esercizi si possono applicare anche in maniera casuale o musicale, come si desidera, sull'empan, su qualsiasi nota. Siamo arrivati al termine anche di questa lezione per handpan per la rivista Drumset Mag. Vi ricordo che a breve uscirà un mio libro più DVD proprio sulla tecnica dell'handpan. Ci saranno tantissime tecniche e tantissimi esercizi partendo da un livello proprio basilare fino ad arrivare a un livello avanzato. Vi saluto e per qualsiasi informazione contattatemi sul mio sito, mi potete scrivere lorislombardo.it o via Facebook o via email. Alla prossima, ciao!